crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casa Albore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù. E Sentimenti non sapeva che Bacigalù tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Diciotto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta, e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casalvo. E qui Casalbore lavorava fra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la 5ª volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Cresa, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Super. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia. Più cupo dolore dell'indomani, i fratelli di Mazzola, la moglie di Dino Ballarini. E i figli, la bambina di Greta, una figlia di Dino Ballarini. I bambini di Aldo Ballarini. E l'altro figlio di Dino. Un tuffo al cuore. Dietro questa porta si è sentito rimbalzare una palla. Chissà se un giorno questi due saranno Gabetto II e Gabetto III. Il fratello dei Ballarin. In famiglia hanno sentito la notizia per radio. 2 in una volta. E i 2 partono per Chioggia. Ed è tornata la domenica. Passano gli aerei sui cieli dei campi. In tutte le partite un minuto di silenzio. Modena-Lazio. Roma pro patria. Lucchese, Bari. Bologna, Milan.
Inter-Atalanta. Genoa, Novara. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata. Ma sul loro campo non si è giocato. Il sottopassaggio è rimasto vuoto. Negli spogliatoi gli armadi, il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe, i calzettoni che bevvero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga. Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il campo. Oggi niente palla al centro. Chi parla della morte come di un varco buio? Gli 11 sono davanti alla porta d'oro. Tra le nuvole è tornato l'azzurro. Azzurro sui cipressi. Loro, quando andava male, stringevano i denti e recuperavano, vincevano ancora. Sotto, ragazzi, granata. Adesso tocca a voi. Stringete anche voi i denti. Ci restituirete. E questo era il servizio, quello proprio originale, che venne trasmesso dalla settimana Incom. Vedevo prima uno scambio di battute emozionante fra Piero e Gianluca, nel senso che sono due generazioni diverse di tifosi, e quindi Gianluca, che è curioso, che guardava e che ti chiedeva. Mi ha fatto vedere delle foto con gli autografi. Autentici, ce n'è una con l'autografo di Gabetto, che era il mio idolo, perché io ero un tifosissimo di Gabetto, mi piacevano le sue rovesciate, era il re della sforbiciata Gabetto, faceva dei gol eccezionali. E al Philadelphia, quando non segnava Gabetto, io ci stavo male, mi accompagnava mia madre al Philadelphia. Alle volte arrivavamo, poi non sapevamo più se tornavamo a casa, perché c'era la guerra, bombardavano. E alle volte facciamo fatica a tornare a casa perché si interrompevano le linee tranviarie e cose del genere. Era una vera avventura. Allora Piero, io ti interrompo perché al di là del fatto che vorrei sentire da Gianluca che cosa sa un ragazzo giovane del grande Torino, insomma, come ci si informa, immagino su internet. Solo su internet. Ecco, almeno. Quindi voglio dire, è strana però questo abbinamento di una cosa antica, vecchia, volendo, che invece viene conosciuta attraverso quello che è il mezzo di informazione più fresco che ci sia, insomma. Certo. Sì, ma comunque io credo che veramente il grande Torino sia, a prescindere che io sia tifoso del Toro, è la storia, del calcio, è una storia di un pezzo d'Italia di quel periodo, certo. Dopoguerra, quindi tutta l'Italia comunque si identificava in questa squadra, no? Credo, ma addirittura secondo me anche quelli che non erano tifosi proprio di nessuna squadra. Certo. Era un attimo, la ripresa, e poi vabbè, come ci si informa? Ci si informa veramente con internet, con filmati. Si viene a visitare il museo, Gianluca. Sì, io l'ho già visitato, ma invito tutti quanti perché è un bel museo. Allora, Fabrizio, se sei d'accordo, l'angolo del prof è tuo, però questa sera, avendo noi delle immagini del grande Torino, vogliamo sentire il commento di Piero Gai. Ubi Maior, sicuramente Piero. Le immagini che scorrono. A te i ricordi. Insomma, apriamo davvero il salvadanaio. Questa è l'ultima partita a Milano con l'Inter 0-0, che proclamò poi il Torino campione d'Italia perché avevamo 5 punti di distacco. Questo che colpisce di testa, non riesco a vederlo bene, Niccolò Carosio, famoso telecronista, questa era l'Italia-Inghilterra al Comunale, dove perdemmo purtroppo 4-0, ma era una cosa un po' andata così, perché l'allora commissario tecnico Pozzo volle fare una squadra un po' sperimentale e la sbagliò totalmente. Qui uno dei tanti Torino-Juve che, come sempre, noi vincevamo, perché insomma quella squadra... E qui Italia-Portogallo a Genova, Mazzola che salta di testa, quella partita la giocavamo in 10 perché Marozzo si fece male e giocò alla...